Una lunga conferenza stampa, quella indetta dal sindaco di Scicli, Enzo Giannone, con il quale ha reso noto il valore politico e il significato amministrativo del nuovo percorso condiviso dalla nuova maggioranza. Un momento di confronto e di dichiarazioni dirette, ma dai toni pacati, frutto degli incontri precedenti in cui si era ripreso il filo di un dialogo politico tra le parti civiche e democratiche sciclitane. Presenti i rappresentanti politici di START, Scicli Bene Comune, Laboratorio Scicli, Città Aperta e PD. Enzo Giannone ha ribadito la sua apertura all'area progressista emersa nel corso di vari incontri e ha espresso fiducia in questa nuova fase che caratterizzerà la politica di Palazzo Palle. Una sintesi che è una sintesi, diciamo, di valori, una sintesi di priorità programmatica della città e una sintesi di assunzione di responsabilità da parte di tutti per realizzare questa nuova stagione, che non è una stagione che annulla quella precedente, è una stagione semplicemente che porta a compimento quella precedente e che nella testa del sindaco, questa è un'innovazione mia personale, poi altri insomma dicono valore, nella testa del sindaco è irreversibile. Questa città ha bisogno, e quello è lo sforzo che stiamo provando a fare, ha bisogno di classi dirigenti nuove, di classi dirigenti competenti, di classi dirigenti che svecchino anche le dinamiche politiche. Ha bisogno di logiche che escono fuori dalle logiche divisive che purtroppo in questa città hanno contraddistinto la politica negli ultimi 10 anni. Rita Trovato di Laboratorio Scicli, pur provenendo da una esperienza politica diversa a cui è legata, ha spiegato che questo nuovo progetto politico la vedrà come consigliera comunale e che porterà avanti ciò che si era prefissata. Quando il sindaco, in base a quelle che sono l'esperienza, perché sono fuoriusciti un gruppo importante nella coalizione del sindaco che è Cittadini per Scicli, effettivamente si è trovato in difficoltà, si è avuta quell'apertura, ma non l'ha avuta nei confronti di Rita Trovato, l'ha avuta nei confronti di tutte le forze politiche. Cioè il sindaco è arrivato in consiglio comunale e ha detto: da questo momento in poi l'amministrazione si apre. È questo che io non capisco. A mio fianco a quest'ora ci dovrebbero essere tutti i miei compagni dell'opposizione, perché noi, e questo lo prendo e me lo legittimo, cioè noi come opposizione per 3 anni abbiamo fatto un'opposizione critica, ma un'opposizione costruttiva, e abbiamo contestato al sindaco questa chiusura. Allora a questo punto, se il sindaco e l'amministrazione mi dà 3 ed oggi mi dà 50, Rita Trovato si prende quel 50, Rita Trovato è a garanzia dell'altra parte di Scicli che non ha vinto le elezioni. Per cui nel momento in cui abbiamo messo accanto i due programmi abbiamo trovato dei punti in comune, punti programmatici che servono semplicemente per portare questa sindacatura a compimento e poi per dare una visione politica al di là di quello che è il pro tempore di una sindacatura vera e propria. Atteso l'intervento di Claudio Caruso, anche alla luce della crisi all'interno del circolo locale del PD e con il segretario Omar Falla. Io non vado via dal PD, se mi dicono anche verbalmente, non c'è bisogno di fare gli scoop in giornalista, io tranquillamente non rinnovo la tessera, ma è chiaro che tutta la gente che mi ha dato stima, sia degli iscritti sia all'interno del PD, ne prenderà atto. Io continuerò a fare parte e a fare politica anche al di fuori del PD, sostenendo che io sono nell'area del PD, credo nel progetto PD, anche senza tessera.